Cos'è che fa rima con malato? Malato, abbagliato, abbinato, abborracciato. Quanto è meravigliosa la lingua italiana, piena di termini che nessuno usa. Ciao! Il video di oggi non è un video dedicato a tutti i soliti amanti delle matite, ma agli amanti della penna. Già. Perché oggi non andremo a disegnare, ma andremo a scrivere. E ora, tutti quanti voi ve ne andrete dicendo come Richard che non disegna e che ci sto a fare qua. No, datemi fiducia, spogliatevi di ogni pregiudizio. Anzi, e a proposito di spogliarvi, sto morendo dal caldo, quindi mi spoglio anch'io. Fatelo anche voi, ma con i pregiudizi, mi raccomando. Vediamo se riesco a prendere quella sedia. Questo video è già iniziato bene. Perché parlo di scrivere? Per chi non lo sapesse, io in realtà amo scrivere, mi piace tantissimo scrivere storie ed è il motivo per cui su questo mio canale, fin dal tempo dei dinosauri, ho iniziato proprio scrivendo storie. La storia del ladro di cuori, Per sempre insieme, una storia curiosa, La velocità dei sogni. E recentemente mi si è ripresentata un'occasione per scrivere, che era da tanto tempo che non mi si presentava, e cioè il libro che ha appena fatto uscire Francesca, la raccolta dei suoi disegni dell'Inktober 2020 e 2019. E inizialmente doveva essere una semplice raccolta di disegni, ma poi si è andata a sviluppare quest'idea di far scrivere una storia ispirata ad ogni disegno. Quindi sono 31 disegni e 31 storie. E anch'io non volevo essere da meno. Cioè, abbiamo chiesto ad un po' di persone, ad alcuni dei nostri amici, di scrivere un po' di storie. E anzi, se tra di voi c'è qualcuno che aspira ad essere uno scrittore, magari lo invito a guardare tutto questo video perché non si sa mai. Non vi dico nient'altro. E quindi prendiamo 3 disegni e vediamo qual è il mio processo per scrivere delle storie. Quindi, prima di tutto, iniziamo dal classico foglio bianco. Foglio, insomma, il foglio digitale. E inizierei con questo. Ta-ta! Uno dei primi temi del 2019, Bait. Quindi prendiamola e mettiamola qui accanto al disegno. Allora, Bait è esca. Intanto dobbiamo decidere cosa vogliamo scrivere. Quello che vorrei fare io, visto che non ho molto tempo per scriverle, vorrei farle tutte quante oggi, è trovare il modo più spontaneo per me per scriverle. E io mi trovo molto bene a scrivere in rima. Per me sono particolarmente semplici da fare. Una qualsiasi stupidaggine scritta in rima, con le sillabe giuste, acquisisce, non so, ritmo, sembra bella. E quindi vorrei adottare questa strategia, qualcosa in rima. E quindi userò la rima più facile di tutte, cioè la baciata, che è A, B, B, C, C. Di solito inizio sempre con un flusso di pensieri. In questo caso abbiamo un disegno e quindi prendiamo i vari elementi e cerchiamo di lasciarci trasportare, scrivere una serie di parole, di sensazioni. Vediamo, tipo bait. Partiamo da esca, poi pesce, mare, oceano. Poi non so, questo pesce mi sembra anche molto sinuoso, si attorciglia, quindi attorciglia, oppure danza, sembra che stia un po' anche danzando con quest'amo. Non ci interessa veramente se tutte queste cose hanno effettivamente un senso. Noi le stiamo soltanto scrivendo, proprio senza essere giudicati, anche perché siamo da soli, stiamo scrivendo principalmente per noi stessi, a parte in questo caso in cui non siamo da soli e non stiamo scrivendo per noi stessi. Vabbè, in questo caso posso essere giudicato, ma non vi preoccupate, io posso accettarlo, sempre che siate buoni con me nei commenti. Allora, vediamo. Ho notato anche che l'amo non ha l'esca, cioè non c'è il cibo, non c'è il verme. Quindi, non so, intanto scriviamo verme e questo mi fa venire delle domande, anche qui, se ci vengono delle domande, scriverle, tipo chi sta pescando? Perché pesca senza esca? Già stiamo facendo la rima. Vediamo, mi viene in mente qualcuno di ingenuo che cerca di pescare senza esca? Pescare senza dare qualcosa in cambio? Boh, non lo so. Magari non significa nulla, ripeto, queste cose che sto scrivendo magari le scarteremo tutte quante, però è un flusso di coscienza che ci porterà da qualche parte. Chi è questa persona? Chi è questo pescatore? Magari sta pescando senza niente perché non ha niente, vediamo. Non ha niente. Magari è un barbone che non ha nulla. Non ha nulla e quindi pesca senza niente. Queste qua sono ottimi spunti. Ora che abbiamo messo un po' di input, cioè iniziamo a scrivere. In questo caso, una cosa che io faccio spesso quando scrivo in rima è avere accanto a me un sito che mi suggerisce tutte le parole che fanno rima con la parola che sto cercando. Quindi, in questo caso, abbiamo questo sito. Nel caso, se siete interessati, vi lascio il sito che uso di solito io sotto in descrizione per le rime. Partiamo dalle ultime parole. Le ultime parole sono quelle più importanti perché sono quelle che faranno la rima, quindi onde, qualcosa che faccia rima con onde, profonde, tonde, sponde, risponde, tranquilla, si muove in mezzo alle onde. Stiamo comunque parlando di un pesce che viene pescato, potrebbe prendersi gioco della persona che lo pesca, si muove in mezzo alle onde,
prendendosi gioco di chi pesca sulle sponde. Ora, anche qui la frase è troppo lunga, cioè bisogna comunque mantenere lo stesso numero di sillabe. Tranquilla si muove in mezzo alle onde. 11. Sono 11. Quindi anche qui, prendendosi gioco di chi pesca sulle sponde, è troppo lungo. Ma non vi preoccupate, poi dopo si trova il modo di accorciare, di farcela tornare. Per adesso flusso di coscienza. Ci piace che si prende gioco del pescatore che sta sulle sponde? Andiamo avanti con la prossima parola, quindi con esca. Esca, animalesca, cresca, però non ci sta molto, farsesca, fresca, riesca. Quindi sperando che riesca a, che ne so, pescare anche senza esca. E al momento quello che abbiamo scritto fa tutto schifo. Cioè, tranquilla si muove in mezzo alle onde, prendendosi gioco di chi pesca sulle sponde, sperando che riesca a pescare anche senza esca. No. Però questo è il nostro punto di partenza. Andiamo avanti così, scegliendo le prossime parole, cercando la sillabazione giusta e cercando anche il messaggio giusto da rappresentare. Vediamo come può andare. Credo di aver finito. Ora è il momento giusto per giudicarmi, quindi preparazione. Per chi non lo sapesse, questo è un esercizio molto molto utile per non incepparsi con le parole. Prendere una penna, un bastoncino, un qualcosa, metterselo in bocca e poi leggere, cercare di leggere. Allora, dicevamo, siamo pronti. Bait, esca. Tranquilla si muove in mezzo alle onde, prendendosi gioco di chi sulle sponde immerge nel mare qualcosa che riesca a incuriosire e fare da esca. Brontola forte la pancia affamata di quella persona ormai malandata, che in vita ha provato molto dolore, ormai senza averi, ma di buon cuore. Osserva il mare e quella creatura. Pescar senza niente è una vera sciagura. Si muove a torciglia la corda danzando, ma chi dei due sta davvero abboccando? Quindi, cosa ne pensate? Mi sento giudicato, anche perché è una specie di poesia alla fine, quindi ho mostrato il mio lato sentimentale vulnerabile. Alla fine che cosa ho fatto? Ho cercato di sviluppare il tema, sì, della esca, ma soprattutto dell'abboccare. C'è da questa parte quindi questo barbone che purtroppo ha avuto un sacco di sfortune nella vita, ma non è una brutta persona, che cerca ormai senza avere di pescare senza nulla al proprio amo, perché ormai non ha più nulla. E dall'altro capo c'è questo pesce che lui sta guardando e che sta puntando, che si attorciglia questa corda, danza con questo amo senza mai prenderlo. E quindi la vera domanda è quella che ho scritto anche all'interno della poesia, cioè si muove a torciglia la corda danzando, ma chi dei due sta davvero abboccando? Il pesce con l'amo o il barbone che viene preso in giro dal pesce? Quindi va bene, questa qua potrebbe starci secondo me. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e passiamo al prossimo disegno. La prossima storia vorrei basarla su, ta-da, questo disegno, che è husky, e cioè rauco, tipo il ruggito del leone. Quindi come al solito mettiamola qui e vediamo di fare la stessa identica cosa di prima. Flusso di pensieri con parole a caso, così da spronarci a tirar fuori delle idee strane, ma che magari potrebbero darci qualche spunto. Iniziamo dalle parole più ovvie: rauco, leone, ruggito, verso. Ah, poi un'altra cosa che ho notato è che in quest'immagine c'è una specie di dottore, quindi dottore, dentista, dolore, denti, carie. Questo qua è sicuramente un dentista che sta facendo qualcosa alla bocca dell'animale, quindi diciamo che come tematica non potrà essere profonda, immagino, come l'altra. Sarà un po' più scherzosa, un po' più giocherellosa. Carie, denti, zoo, lo zoo, attrazione, pubblico. La storia che mi viene in mente è quella di un leone che quindi deve essere operato da un dentista. Perché? Perché operazione... Anche qui facciamoci le domande. Perché operazione? Perché il leone non ruggisce più? Perché non gli va? Vediamo, potrei vederla dal punto di vista del leone. O magari tutti pensano che abbia una carie, in realtà non gli va. Perché non so, perché è malato. Iniziamo a scrivere come prima. Malato. La prima frase potrebbe avere qualcosa tipo, che ne so, il leone è malato. Cos'è che fa rima con malato? Malato, abbagliato, abbinato, abborracciato. Abborracciato. Quanto è meravigliosa la lingua italiana, piena di termini che nessuno
nessuno usa, o almeno che nessuno usa da ormai 150 anni. Comunque, abbracciato, accorato, malato, avvistato un leone malato, bagnato, sbarcato, scamiciato, andava tutto scamiciato, il leone poi si è ammalato, sudato. Potrebbe essere la persona che è arrivata tipo: oh no, il leone è malato, disse. Ora non ci soffermiamo sulle sillabe, sul modo in cui stiamo scrivendo, non ce ne frega niente. Oh no, il leone è malato, disse il guardiano tutto sudato. D'altronde non ci stiamo prendendo sul serio, avevo già detto che questa storia sarebbe stata più sul divertente che altro. Proviamo ad andare avanti, prendendo altre parole, cercando altre rime e vediamo che poesia esce fuori. Ok, credo di esserci. Qui ho paura di essere giudicato perché effettivamente sembra proprio una poesia per bambini. L'altra aveva anche un certo messaggio, un significato, questa è un po' più... Vabbè, dai, ve la leggo. Aschi, rauco. Dottore, il leone è malato, mi disse il guardiano tutto sudato. Mi dica cos'ha, gli chiesi perplesso. È muto da mesi e sembra depresso. In quello zoo la più grande attrazione, per grandi e piccini, era proprio il leone. Il suo ruggito, maestoso e potente, faceva tremare persino chi assente. Di certo una carie, risposi sicuro. Lo stenda lì, arrivo e lo curo. Aperta la bocca, rimossi tranquillo, quel che al suo grido faceva sigillo. Dal male il felino si mise a urlare e l'intero mondo fece saltare. Evviva, evviva, il leone è tornato! Ma il mio udito se n'era ormai andato. Magari piacerà alle mamme che mi seguono, che decideranno di raccontare questa storiella ai propri bambini prima di andare a letto proprio questa sera. Beh sì, insomma, è molto molto più scherzosa e più semplice. Però devo dire che mi è piaciuto scriverla. Secondo me questa è la cosa bella dello scrivere, fare flusso di pensieri, uscirsene con parole, domande anche non collegate tra loro, per poi arrivare pian piano a costruire qualcosa, a scoprire di avere dentro, non so, un'idea e di svilupparla, mentre prima non eravamo neanche consapevoli. Questa qua è una cosa bella della scrittura. Ma scegliamo il prossimo disegno. Questa volta voglio fare qualcosa di serio, di sentimentale. Vai, voglio... Tutto questo scrivere mi sta... Non lo so, mi sta riaccendendo. Voglio fare qualcosa di romantico. Quindi prossima poesia. Poesia romantica. Per la nostra poesia romantica ho scelto... Ta-da! Questo disegno qui, sul tema rip, strappare. Quindi vorrei ispirarmi sia al disegno ma soprattutto anche al tema, strappare, che secondo me potrebbe starci molto con una poesia romantica. Mettiamo il disegno qua. Se è una questione di poesia sentimentale, c'è sicuramente in mezzo l'amore, una relazione, cuore, amore. Vi prometto che non farò mai una rima con cuore e amore. Ve lo prometto fin da subito. Strappare. Cosa si può strappare? Si può strappare una lettera, delle foto. Quando è che si strappa? Si strappa quando si vuole distruggere, abbandonare magari, dimenticare. Ecco, dimenticare. Quindi si potrebbero strappare via le lettere, le foto. Dividere. Strappare non è altro che dividere. Strappare, altri sinonimi simili potrebbero essere spezzare. Quindi anche il cuore spezzato. Spezzato. È finita una relazione? È finita una relazione. Oppure una persona è curiosa. Curiosa di sapere cosa succede se strappa. Non lo so, anche perché c'è questo viso qui che mi inganna un po'. Vediamo, il viso è un po' stranito, è un po' come se si stesse domandando delle cose. Domande. Io credo che arrivati a questo punto abbiamo abbastanza input per poter iniziare. Strappare, partiamo dallo strappare. Quindi, che ne so, questa persona che dice: strappo le foto di noi due al mare. Strappo le foto di noi due al mare. Così. In questo caso ho fatto l'inverso. Invece di partire dalla parola, visto che non ho ancora ben in mente le parole che voglio mettere all'interno di questa poesia, sono partito direttamente con una frase a caso, sostanzialmente, sulla parola strappo, che non è l'ultima parola che doveva far rima, ma la parola adesso è mare. Quindi strappo le foto di noi due al mare, strappo la musica su cui ci piaceva ballare. Non puoi strappare la musica, Riccardo, cosa stai dicendo? Abrogare. Strappo la legge che dovevamo abrogare. No. Acchiappare, acciaccare, accoltellare.
strappo le foto di due al mare, se penso a te ti vorrei accoltellare. Questa qua è una classica poesia di una relazione amorosa. Suonare, suonare sono le corde potrebbero strapparsi, tipo strappo le corde della chitarra che ti piaceva suonare. Ovviamente, come ho già detto, è una frase troppo lunga e la maggior parte di queste parole magari non vanno bene, però il senso lo stiamo costruendo. Vediamo, proseguiamo in questa direzione e scopriamo poi che tipo di poesia sentimentale uscirà fuori. Credo di aver finito. Ho corretto un po' alcune frasi che erano troppo lunghe, le ho accorciate moltissimo. Vabbè, in generale, ditemi voi cosa ve ne sembra. Di questa frase, io capisco anche dicevo, rip, strappare. Io mi domando ancora smarrita se di quel gesto ti sei poi pentita, se le tue labbra, lontane da me, baciano altre come e perché. Strappo le foto di noi due al mare, strappo le corde che amavi suonare, strappo il ricordo di te nella mente, strappo anche me, ma non sento niente. Sono da sola e freddo è il calore della mia stanza con il tuo odore. Sei consapevole che per lasciarti io del mio cuore ne ho fatto due parti? Mi sono praticamente messo a nudo con voi. Questo è il mio lato sensibile. Era da un po' che non lo tiravo fuori, vero? Da il ladro di cuori. In effetti devo dire che scrivere queste storie mi è piaciuto molto. Cioè, lo so che è un contenuto diverso, eh? È un contenuto diverso dal mio canale solito, insomma. Non sto facendo disegno, sto dando consigli di scrittura creativa, in sostanza. Però alla fine, diciamo che tutto il mio canale ha avuto inizio da qui. Da il mio voler raccontare delle storie. Poi ho sfruttato, diciamo, il disegno per poterle raccontare, ma comunque alla base di ogni mia idea c'è sempre qui la scrittura. Ma analizziamo un po' il testo. Ho iniziato inizialmente da strappo le foto di noi due al mare. Dopo non riuscivo a continuare perché era un punto un po' casuale, diciamo, ero già nel vivo dell'azione, dello strappare, mentre avevo bisogno di un po' di contesto. Quindi ho pensato, perché questa coppia si è lasciata, no? Cosa è successo? E quindi ho pensato a questa ragazza che è da sola nella sua stanza, si è lasciata con la sua ragazza. Io ho pensato alla sua ragazza perché ho messo: se di quel gesto ti sei poi pentita. Quindi ho pensato a una relazione tra due ragazze e ho pensato che poteva essere successo qualcosa, non so, magari a un tradimento, e questa ragazza che continuava a pensarci, no? A pensare se dall'altra parte questa persona ormai lontana, con cui non sta più insieme, cosa starà pensando in questo momento, se si sarà pentita del suo gesto o se invece è andata oltre e le sue labbra lontane da lei stanno baciando altre come perché. Strappa tutte le sue foto nel cercare di strappare il ricordo di lei dalla mente, in questo modo strappa anche una parte di sé, quindi strappo anche me, ma non sento niente. Cioè, un po' come succede spesso alla fine di una relazione molto importante, che si è così sconvolti che non si riesce quasi più a sentire, di poter provare di nuovo sentimenti. E questo è il caso, diciamo. Strappando le foto, strappa anche in parte se stessa, la propria storia con questa ragazza, ma non sente più niente, non riesce a provare sentimenti. È nella sua stanza, è una stanza ormai fredda perché da sola, ma c'è ancora un elemento che riesce ancora a dare calore, e cioè l'odore della persona che amava. E quindi sono da sola e freddo è il calore della mia stanza con il tuo odore. Mi piaceva molto questo freddo è il calore della mia stanza, un po', capito, un controsenso che fa molto contrasto. E alla fine, sempre per ritornare al tema dello strappare, dividere, lasciarsi, c'è l'ultima parte, cioè l'ultima domanda che vorrebbe porre a questa persona, e cioè: sei consapevole che per lasciarti io del mio cuore ne ho fatto due parti, e cioè che ho dovuto separare una parte di me anche per cercare di non soffrire? Era una storia romantica? Diciamo che è un po' tragica, eh? Ma voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Sembra tipo: mamma, mamma, guarda cosa ho scritto, ti piace la mia storia? Bravo Richard, sei proprio bravo, bravo, continua così. Vabbè, no, sul serio, fatemi sapere cosa ne pensate. Ma soprattutto, io in questo momento ho scritto queste storie e non è ancora uscito il libro di Francesca, ma quando uscirà questo video probabilmente sarà online sul nostro shop. Quindi se volete leggere queste storie, quelle che poi scriverò nei prossimi giorni, vi lascio qui sotto il link per acquistare la raccolta dei disegni dell'Inktober di Francesca del 2019 e del 2020, dove ci sono sia i suoi disegni
che anche le storie che ho scritto io, Francesca e altre persone. È una raccolta di storie, è davvero un'idea carina. Quindi grazie se deciderete di sostenerla. Visto che ogni volta faccio sempre una sfida di disegno alla fine dei miei video sul disegno, ora che abbiamo trattato di scrittura o comunque anche di poesia, perché non lanciare una sfida a tutti gli aspiranti scrittori? E cioè provare anche voi a scrivere una storia o una poesia sulla base di... Ta-da! Questo disegno sul tema float. Non c'è limite di lettere, di righe, di stili. Potete scrivere una poesia, un testo, una rima baciata, una rima incatenata, un testo in prosa, un haiku, una poesia ermetica. Scrivete tutto quello che volete qui sotto nei commenti. E la cosa interessante sarà appunto vedere tutti questi commenti di tantissime persone diverse che sotto questo video rappresenteranno e scriveranno testi completamente diversi, ispirati però dallo stesso disegno. Sono curioso anch'io di leggerne qualcuno. Per resto vi lascio qui altri video e grazie ancora a tutte le persone che hanno forse già acquistato, non so quando uscirà questo video, che hanno già acquistato la raccolta dell'Inktober.